Otto persone persero la vita, i feriti furono più di 100 e dopo 41 anni, per la Corte d'Assise del processo d'appello bis celebrato a Milano, Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte sono i responsabili della strage di Piazza della Loggia, uno degli attentati più gravi, una delle ferite più dolorose non solo per la città di Brescia. Per entrambi la Corte ha emesso la condanna più pesante, ergastolo con isolamento diurno per 3 anni. È decisamente una sentenza storica perché per la prima volta, insomma, a distanza di 41 anni, sembra che siano stati individuati gli organizzatori della strage di Piazza della Loggia ed è una sentenza che finalmente, come dire, allinea la verità processuale alla verità storica, perché la verità storica c'era già. Si sapeva già in qualche modo dove erano maturati questi attentati, in quali ambienti, con la connivenza di chi, però mancava la sanzione della condanna giudiziaria che era molto importante. E oggi con questa condanna noi sappiamo che l'attentato venne ideato e organizzato dai neofascisti veneti di Ordine Nuovo insieme ai loro sodali di Milano, con la connivenza e certamente l'aiuto di qualche basista fascista bresciano e anche con la connivenza di alcuni apparati deviati dello Stato, perché la condanna di Tramonte, che era un informatore dei servizi segreti, dimostra che questa connivenza purtroppo ci fu. Quindi è una sentenza certamente storica. I familiari delle vittime esprimono soddisfazione, si è aperta una speranza. Dobbiamo attendere ancora l'ultimo capitolo di questa infinita saga processuale, perché immagino che gli imputati condannati faranno ricorso per Cassazione, quindi ci sarà un ultimo grado di giudizio. Però io ho la sensazione che questa volta siamo davvero vicini e che la giustizia, alla quale anche noi familiari tanto, diciamo, agognavamo, mi sembra che sia molto vicina. I figli, i parenti di coloro che hanno perso la vita nella strage sono sempre stati mossi da. Una voglia di giustizia e questa voglia di giustizia che riguarda noi credo che fosse condivisa dalla città di Brescia e anche da tutto il paese. Perché io stamattina sono intervenuto in aula alla Camera dei Deputati per sottolineare l'importanza storica di questa sentenza e c'è stato un lungo grande applauso dell'aula che testimonia quanto questo desiderio di giustizia fosse diffuso nel paese.